Grazie Presidente. Noi voteremo a favore di questa mozione ehm, perché come si fa a non condividere in un momento oh, di difficoltà eh, la richiesta di impegnare il Presidente della Regione Lombardia a attivarsi presso il Ministero Sviluppo Economico oppure di fare un tavolo sull'ITEC. Eh, vorrei però riallacciarmi a, a quello che eh, dicevamo stamattina. Noi stamattina abbiamo parlato di, di politiche industriali, abbiamo parlato di Unione Europea e non. Eh, mh, e abbiamo denunciato l'incapacità e la mala gestione e la poca vedutezza nelle, nelle politiche di gestione del futuro di questo Paese e oggi ne paghiamo le conseguenze, paghiamo le conseguenze che se il settore high tech si sta ritirando è anche perché qualcuno ha venduto o ha svenduto il settore delle comunicazioni in Italia e oggi ci troviamo a non sapere se avremo o non avremo una dorsale telefonica, se avremo una dorsale delle comunicazioni e paghiamo ancora un digital divide elevatissimo rispetto a molti altri paesi eh, dell'Unione Europea, tant'è che molte di queste aziende quando se ne vanno, e l'abbiamo visto con altre multinazionali, non se ne vanno in paesi dove il costo del lavoro è minore, ma se ne vanno in paesi dove i servizi sono migliori, quali la Germania, l'Austria, la Svizzera, quindi paghiamo la mala gestione e la mala politica degli scorsi anni, quindi noi sosterremo e voteremo a favore di questa mozione. Però chiediamo che si eviti di dare colpe a caso o si faccia finta di nulla. Noi oggi e queste persone oggi pagano la mala politica, la capacità di pianificazione del futuro di questo paese e delle future generazioni pari a zero. Quindi ben l'attivazione di tavoli benvenga a cercare di fare tutto il possibile, lo scibile, per salvare i posti di lavoro e per cercare di convincere questa azienda a continuare a investire in Italia, però stiamo sempre a rincorrere. Quindi mi auguro che queste, come alcune mozioni che in passato abbiamo sostenuto, possano servire quantomeno per cercare a un certo punto di sedersi a un tavolo, smetterla di fare giochetti politici e provare a vedere cosa potrà essere il nostro Paese e nel nostro caso la nostra Regione da qua a vent'anni e non da qua a quindici giorni o addirittura sei mesi fa. Grazie.